Paura in strada questa notte a Chiaia, a Napoli. Nessun ragazzino accoltellato dal coetaneo di turno, ma spari in strada. Partiti da una pistola a salve avvenuti nella notte tra venerdì e sabato in piazza San Pasquale, uno dei centri della movida giovanile di Napoli, dove soprattutto nel weekend si ritrovano centinaia di ragazzini. Verso la mezzanotte in piazza San Pasquale i carabinieri della locale stazione, che erano impegnati per un posto di controllo, sono intervenuti per dei colpi d'arma da fuoco. I militari ispezionano la zona e trovano all'incrocio tra via Vincenzo Cuoco e via Carducci un totale di 10 bossoli, tutti a salve. I colpi erano a terra e sono stati sequestrati. Le indagini sono in corso, ma il comitato di quartiere interviene e lancia l'ennesimo appello. Dopo il Covid, forse probabilmente anche la folla enorme che oggi si riversa per strada fino ben dopo l'orario di chiusura dei locali, sta creando una vera preoccupazione, anche perché la grande folla in realtà copre le persone che cercano, voglio dire, la rissa, oppure che vengono per altri scopi che non è solo certamente quello del divertirsi. I numeri degli avventori per strada sono enormemente aumentati dopo i due lockdown e sono scomparse le volanti all'interno della zona. Quindi la richiesta di avere all'interno del cosiddetto quadrilatero delle volanti è molto importante, ancor più come è avvenuto i primi mesi, i primi anni dopo la sparatoria, avere le forze dell'ordine che camminano tra le persone.